parlando del pezzo che stai preparando Sì. tu, no? Me ne vuoi parlare? Hai fatto qualcosa? Allora, sì, non ho fatto moltissimo in ambito pratico perché ho avuto vari problemi con il computer e a Pasqua non sono stato proprio a casa mia fisicamente. Ho lavorato praticamente l'ultima settimana, diciamo, sul pezzo per vari problemi relativi a una cosa stupida che volevo fare un cambiamento di un paio di cose nella macchina e poi tutto questo è andato un po' a rotoli e in tutto questo ho provato anche a cambiare sistema operativo e tra il fatto che le componenti non andavano bene ho provato a fare un sistema operativo, il backup aveva dei problemi, eccetera, eccetera. Ok, ho capito. Ma Non so se si ricorda, ma l'ultima settimana non ho usato neanche il mio computer quando stavo a lezione. no, non me lo ricordo, ma va bene. Comunque, facciamo E che ricapitoliamo quello che stavi facendo. Se mi ricordo bene, tu stavi lavorando su una roba. Aspetta, cosa ho fatto? maestro? Leonardo, scusami, ho toccato qualcosa sulla mia tablet Non si ed è preoccupi. uscito. Ok, allora stavamo Allora, dicendo. io Sì? stavo lavorando, sì, sul Clash Tribune, avevamo Di Debussy. appunto, sì, di Debussy, avevamo appunto deciso di prendere un pezzo di questo Clash Tribune e utilizzare creare varie modifiche su questo pezzo. Poi io avevo pensato anche di interpolare vari suoni raccogliendo metadata tramite delle API da file tipo quelli della NASA, però ora ci sto ancora lavorando su, anche se non è così difficile come pensassi, perché sono abbastanza aperti certi dati più superficiali, quindi potrebbe essere anche possibile, magari creando degli array associativi, fare. Tra l'altro ho scoperto che c'è una cosa molto interessante che si chiama MongoDB, che permette di sì, di utilizzare un database e appunto di pullare i dati quando servono e anche in grande quantità. Quindi potrei storare tutti i dati che trovo su internet e tramite il pooling di questi dati potrei appunto creare, non lo so, Sì, degli array associativi tra cui. Leonardo, bisogna cominciare da roba semplice e poi man mano che nascono le... Ecco Sheila. Buongiorno Sheila. No, ma tutta la parte semplice, cioè già sto relativamente a un buon punto, so già più o meno come, che cosa scrivere, dove andarla a scrivere, cioè so già ad esempio, ho già una mezz'idea su come interpolare le sinusoidi che verranno create, probabilmente utilizzerò un Gen 10 per creare degli strati, tra virgolette, sulla fondamentale con tutte le derivate, fare qualcosa di più elaborato e poi. Dunque, ma fammi capire una cosa. Per esempio, intendi usare le note del Clair de Lune di Debussy o di un frammento del Clair de Lune? Sì, Quale frammento? Dove? Cioè. e il frammento che c'è alla 1, 2, 3, 4.
verso la quinta Hai la battuta. partitura? Puoi mostrarla eventualmente. Sì, ho... per ora ce l'avevo aperta in MIDI, ma se vuole prendo immediatamente una partitura Una classica. partitura classica. Aspetta, la trovo pure io. L'ho trovata. Ok. Beh, sì, granché aspetti, forse se vado sul sito. Ok. C'è un'altra parola aperta. Condividi finestra e volevo appunto prendere il frammento che va da questa battuta qua che è la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dalla quattordicesima, Sono quindicesima. finite all'inizio, non è così, tu vedi che Ah all'inizio. sì, no, scusi. Dalla quindicesima battuta fino alla 25 volevo prendere questi frammenti qua perché la trovo molto interessante. Ok, sì, si sente anche. No, non sento. No, ma non importa. Ah, ok, perché trovo molto interessante questo cambio di tempo perché la dinamica varia un po' e la logica è interessante. E qua c'è anche un cambiamento di tempo alla battuta 27, però credo di fermarmi alla 24. Ok, come fai a codificare queste note? Avevamo già iniziato, tra virgolette, il progetto insieme. E appunto le volevo codificare tutte in Pitch Class, quindi per rendermi più semplice la vita, decodificandole tutte in Pitch Class, mettendole nell'array del PyYAML, ci metterò abbastanza poco a scrivere tutto, anche perché se mi faccio un documento di testo ordinato, in più o meno massimo mezz'oretta dovrei aver finito di scriverle tutte. Tanto sono... Come ok, allora qui ci sono degli aspetti interessanti. Allora, il primo è Sì, ci sono dei legati, ci sono dei punti che possiamo appunto in inserire. qualche modo tu potresti cioè ci sono molte cose che sono come dire è interessante fare il rendering, per esempio il tempo è rubato qui. Allora, come si fa a riprodurre il tempo rubato? Cioè, che idea c'hai tu? Tempo rubato, Con... no. Cosa significa per te? Allora, non mi ricordo precisamente... No, no, voglio dire, tempo rubato significa che tu procedi liberamente dal punto di vista musicale, non hai una indicazione rigorosa di metronomo, per esempio, in generale di tempo. Significa che Ok. puoi procedere abbastanza liberamente. Ora, il problema però è che quando uno dice una cosa del genere da un punto di vista musicale, non è che allora devi vedere come per esempio simularlo con una macchina, non è che qui aggiungi del random, no? Sì, perché Sul tempo sennò... metronomico e lo fai procedere piuttosto randomicamente, non è così, no? È rubato.
rubato. Si potrebbe mettere un range di tempo e fare una casualità controllata prendendo X in range di magari da 65 a. No, ma è proprio questo che stavo dicendo, che non funziona così il rubato musicale, capisci? Cioè bisogna fare dei ragionamenti di tipo musicale. Per esempio, il rubato musicale funziona che sottolinea gli archi fraseologici, capisci? Cioè le Ok. frasi, cioè per esempio, per dire, tipicamente ci sarà cioè ci sarà un arco nella prima battuta, ci sarà quella che stiamo vedendo, la 15, ci sarà un arco, tu parti dalla 16, no, dalla 15. No, no, dalla 15. Cioè, la 16 l'ha evidenziata lui perché ho fatto partire prima il suono, però parte dalla 15. Fai un arco che accelera, no, durante l'inizio della 15 e poi va rallentando e rallenta molto alla fine della 16, no? Poi Ok, ricomincia, sì. riaccelera, poi rirallenta, però lì dove era completamente rallentato, poi lì c'è uno scatto perché poco a poco crescendo e animato, vuol dire che lui riparte col tempo, capisci? Cioè, quindi qui, per esempio, hai una funzione di tempo che in qualche modo devi controllare. Si potrebbe creare appunto un oggetto che potrebbe essere arco tempo rubato oppure non lo Sì, so. però il punto è che tu hai, qui ti conviene fare il rendering di tutte le note, ti conviene farlo come se fosse. In realtà stavo pensando ti converrebbe farlo in Lilypond, nel senso che ti converrebbe riscrivere la partitura, no? Ok. Però con una notazione, però forse Lilypond non è la cosa giusta, insomma. Cioè il punto è che tu di ciascuna nota devi rendere la nota e il valore ritmico, Il valore di legatura, ritmico, ok. non di legatura, ritmico, cioè per Cioè. esempio. Allora, io farei che, per esempio, hai una riga del tuo array di configurazione, eccetera, eccetera, che sono le note, ma le note sono rappresentate in questo modo, con le pitch class, però io farei così. Guarda, posso condivido un attimo. Sì, mi scusi. No, va benissimo lì. Questa potrebbe essere una possibile rappresentazione, non è che. Non dico che sia l'unica allora aspetta un attimo, condivido. Allora tu per esempio potresti, adesso lo segno così, in realtà forse sarebbe meglio farlo scrivendolo, ma insomma tu c'hai le note, no? E le note sono rappresentate come un array. Allora, all'inizio c'è una pausa di una croma, no? Allora, la pausa di una croma, poi scrivi una roba. E quindi fai un doppio array, ci scrivi P, ed è una pausa di un ottavo. Oh, ricordati che in Python ci devi mettere lo zero, perché sennò Perché sennò non va su valori perché se no integerali. non si divide, sì, va su lavori, o se no non ce la mettere, però poi bisogna fare un sacco di lavoro per convertirli. Poi mi pare che, no, nel frattempo, scusami, questa, aspetta, faccio prima, scrivo la, abbi pazienza, faccio prima, questa è una Sì, stupidaggine, non si faccio preoccupi, prima, anzi, grazie mille. scriverlo in un altro modo. Condivido lo schermo. Certo,
ci vedi? Sì. Allora, per esempio, hai una cosa con le note, no? Allora, le note sono, appunto, abbiamo detto, una croma, ci sono tre array, perché le note sono accordi, per esempio, no? Quindi tu c'hai Sì, l'avevamo una... già fatto. Sì? L'avevamo fatto così? Allora, avevamo diviso la parte melodia e la parte accordi, e la parte accordi avevamo creato degli array interni dove scrivevamo appunto gli accordi che Ok, vanno beh, suonati allora insieme. lo sai già quello che devi fare. Cioè, io lo farei così, segnando, per esempio, adesso, no, è che stavo pensando a cosa fare sulle note gravi, no? Il punto è che questo va fatto, questo array qua è all'inizio della battuta. E questo dura un ottavo e e la nota sotto che è un aspetta, no, ci vanno quattro cose perché tu c'hai un ottavo poi c'hai le note sotto, non mi ricordo cosa sono le note sotto, dovrei farlo. Quelle gravi sono, che ne so, 7 0 0. Questa in realtà ce ne ho due, ce ne vanno perché sono un array. 7 7.00 e poi conto 7.7 0 7. Queste sono due note effettive, le quali invece durano una minima puntata, no? Quindi diciamo durano tre rispetto alla... perché noi adesso usiamo come metronomo, indicazione metronomica, usi la seminima, no? Allora, Sì, tutte la queste, allora, semiminima questo è sta dal l'accordo video. sotto, questa è la nota sopra, adesso tutte queste bisogna dire quando è l'action time. L'action time è allo zero, al beat, diciamo, zero. Noi avevamo appunto però creato un... Oppure... Puoi farlo pure al beat 1, poi dopo sottrai 1, ma insomma, no? E poi queste sono le prime note, poi dopo ci sono tutte le altre, bla bla bla, ok? E queste sono tutte le Ok. note. Il metronomo lo scrivi qua e mettiamo conto che sia 66, 66. no? Oh, dopodiché, quando 65. vai 65. Però poi devi aggiungere che l'indicazione è rubato e sul tempo rubato bisognerà, per esempio, ci vorrà una funzione che è l'andamento del tempo, no? Andamento tempo. Adesso qua bisognerebbe fare, anche qui un array di punti perché... Mettiamo che andiamo per segmenti, in realtà bisognerebbe andare per spline cubiche, ma insomma va bene. Diciamo che andiamo per segmenti. Tu all'inizio, nel primo momento, ti trovi a 65, no? Poi questo al primo beat, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, al sesto beat, no, qui acceleri, quindi al 3 fai conto 6 a 78, no? E qui raddoppi
6 a 50, 52. Ah, ok, perfetto, più semplice tra virgolette di quanto pensassi. Beh, lo fai, diciamo, per adesso riprendo, ti riprendo il cosa, perché l'idea è che appunto tu c'hai un andamento di tempo, poi potresti fare che al 7, siccome riprende animato, vai a 72, ma proprio al 7 immediatamente, capisci? Quindi tu fai tutte delle rette e così via. E questo, diciamo, non è casuale, questo segue una funzione, capisci? E allora si potrebbe fare direttamente una parte, no, va. Anzi, ti dirò una cosa, invece di farlo coi tempi metronomici esatti così, io lo farei che quando Una elisco un funzione metronome, cioè esponenziale. no, che questo metro, questo ti dà l'indicazione del metro. Qui ci metti 1, vuol dire che va al tempo suo, no? Qui ci metti 1,4, vuol dire che va al 40% più veloce, no? Qui E ci poi si fa un metti convertitore. 0, beh, che moltiplica questo numero per il metro, così tu puoi cambiare Sì. metro, no? Però questa funzione non cambia, capisci? Ok, si potrebbe fare def Ma sì, andamento tempo e poi metro per metro per quello a seconda di dove si trova sul bit, perché il problema è che tu vada, poi devi fare una funzione che per ogni legge le note, no? Però sa dove si trova nella partitura. E il tempo metronomico, cioè la conversione dei valori di questo valore qua, per esempio, no? E anche di questo valore qua, deve essere messa in tempo cronometrico, e la fai attraverso questa funzione dell'andamento. Ok, comunque per quanto riguarda la nota che sa dove si trova, era una cosa che avevamo fatto utilizzando il DX, che è uguale a se stesso più 1 ogni volta che Sì, una nota viene suonata, quindi. certo, cioè il punto è che tu, che Debussy va avanti con un tempo musicale, quindi il tempo musicale è un tempo in qualche modo quantizzato, non è un tempo continuo, capisci? Tu, se stai il primo ottavo, il secondo ottavo, il terzo ottavo, la prima croma, la seconda croma, la terza croma, no? Ok, quindi tu ti trovi in posti diversi a seconda, e salti da un posto all'altro. Lì dove tu vai puoi calcolarti qual è il tempo in quel momento lì, capisci? Ci siete?
maestro. Non so cosa mi è successo, ma sono stato buttato fuori. Ma sarà per la connessione, il brutto tempo. Vabbè, questo lo possiamo cancellare. Ok, quindi sostanzialmente... Quando lo fai questo lavoro? Entro la prossima settimana, sperando che non ci siano problemi, dovrebbe Beh, essere. un file YAML lo puoi scrivere dappertutto su una qualsiasi macchina, Sì, ma... ok. Oh, dopodiché il problema è capire cosa fai con questa roba qua. Che ci fai? Cioè, è una tua interpretazione del Clair che cosa succede dal punto di vista sonoro? E oltre alla composizione che potrebbe uscirne con i suoni di cui le parlavo prima, stavo pensando appunto di fare della modulazione per sintesi, sfruttando ad esempio varie forme d'onda, oppure cioè. Però capisci che è molto diverso se tu, per esempio, come Debussy aveva fatto, cioè Debussy per esempio ripete le note, no? Tu vedi che ci sono molti accordi ribattuti, eccetera, eccetera, perché sta utilizzando il pianoforte, è un modo ed è particolare della grammatica del pianoforte. Ribattere perché siccome il pianoforte è un suono percussivo, quindi si spegne nel tempo, ribatterlo significa insistere su una certa certa zona di frequenza, eccetera, eccetera, capisci? Tu ti trovi in una situazione diversa, tu usi dei suoni diversi e quindi potresti ripensare il modo in cui ha pensato quel frammento del Clair de Lune, capito? Cioè, non usare le note esattamente come l'ha scritto Debussy, cioè è come se tu decidessi, adesso facciamo finta che non abbiamo paura di nulla, decidessi di fare una sorta di trascrizione del Clair de Lune per suoni di sintesi. Poi potrebbe Ok, essere quindi una cosa. invece degli accordi ribattuti potrebbe esserci un Non lo so. tremolo che oscilla tra. Sì, cioè tu non hai il problema che i suoni decadono, oppure te lo puoi creare questo problema, ma insomma non sei obbligato, no? Quindi puoi inventare da questo punto di vista, puoi tenere delle note più a lungo di quanto le potesse tenere Debussy, e puoi cambiare sostanzialmente pur mantenendoti, cioè tu nel fare una trascrizione c'è sempre il problema di quanto ci si mantiene fedeli al testo, no? E quanto, sai, trascrizione viene da, insomma, è una traduzione e la traduzione ha lo stesso origine di tradire, quindi cioè, quando si traduce si tradisce un po' il testo. Beh, questo anche quando si traduce da una lingua a un'altra, ci sono dei modi di dire, delle costruzioni che non per me non possono essere tradotte, quindi bisogna inventare un'altra cosa, bisogna trovare una soluzione. E tu ti trovi esattamente in questa situazione qua. No? Come Grazie. anche
come anche devi ragionare sul fatto che Debussy avesse appunto i suoni del pianoforte, il temperamento del pianoforte, no? Quelle note là, ma tu non hai tutti questi problemi, no? Al tempo stesso bisogna capire che cos'è che vuoi rendere. Per esempio, se vuoi usare i suoni della NASA, sarebbe interessante capire cosa puoi prendere di quei suoni che in qualche modo sono correlati con Debussy, capisci? Perché altrimenti boh, puoi fare una roba a caso, ma non ha nessun senso fare una roba a caso, Sì. Fare no? Ok. una roba a caso non era quello che avevo in mente. Però questo implica che implica. Scusi se la interrompo, sto appunto pensando di prendere i suoni che avevano registrato appunto sulla Luna. So che può sembrare banale come cosa, però. Ma io mi piacerebbe sapere in assenza di atmosfera che No, ma suoni possono non avere erano veri e propri registrato. suoni, sono più dei valori che poi alla fine hanno associato con dei suoni. Ma Mi va prendere quei come valori e dargli altri, tra virgolette, valori per trasformarli in suoni invece di quelli che gli hanno dato loro, potrebbero far risultare certo, qualcosa di vuol carino. dire che certo tu puoi fare e questa cosa qua la devi, la puoi, la vuoi correlare con il clair de lune, ok? Perché voglio dire, questo nell'idea di fare una trascrizione, che è una roba, le trascrizioni si fanno anche per imparare, per vedere come scriveva Debussy, che cosa faceva, no? E nel frattempo è un atto creativo, quindi tu puoi anche risolvere certi nodi. Cioè, è chiaro che se tu trascrivi il clair de lune di Debussy per pianoforte e fai esattamente quello che ha fatto lui, quello non si chiama trascrivere, quello si chiama copiare di sana pianta, no? È chiaro che man mano che ti allontani dal clair de lune, allora vuol dire che inventi, no? E quindi però appunto ti devi in qualche modo allontanare, è intrinseca l'operazione, capisci? Boh, però bisogna lavorarci su sta roba, devi andare avanti, se no. Sì, ora che non ho problemi posso andare bello liscio senza alcun problema. Speriamo che non ci siano ulteriori problemi. Ho capito che questo computer rimarrà così per sempre. Non devo cambiare il processore né scheda video e non devo assolutamente passare da Windows a Linux, però. Ah sì, e perché questo? È perché ho provato a cambiare il processore con uno di nuova generazione e le due schede video che ho dentro. Perché volevo passare dalla 2080 alla nuova serie 3080. Poi ho detto, ma proviamo a non usare più Linux in una virtual machine, ma proviamo a utilizzarlo come sistema operativo per un po', faccio il backup e al massimo se sono proprio impedito ritorno a Windows e c'ho il mio backup. Il backup ha avuto dei problemi, alcuni file si sono corrotti e Linux mi dava errori dovunque, quindi alla fine sono dovuto andare a. Ma tu sai che puoi fare il dual boot, sì? Sì, Cioè, fare il dual boot. non c'è nessun bisogno di disfare un sistema operativo per installare un altro. Anzi, tra l'altro, incidentalmente, tu puoi far girare Linux su una pennetta, su un disco esterno, su quello che ti pare, e facendo il dual boot dici ok, fai il boot di Linux o fai il boot di Windows. Non c'è bisogno di fare tanto casino, cioè
allora in questi giorni, in questo No, periodo qua, no, te quando lo avrò un po'. dico non perché ci tenga particolarmente che tu, però voglio dire, no, No, ci tenevo io perché volevo appunto provare a interfacciarmi con Linux, quindi ma mi non. pare giusto, mi pare cosa buona e giusta se vuoi fare la persona seria, quello è un sistema serio, però certo non c'è bisogno di fare tutto sto casino, cioè comincia piano, comincia mettendolo su una pennetta, sulla... Guarda, booting Linux from USB stick, Ok, allora c'è poi tutto. appena finiamo la lezione mi metto a dare un paio di occhiate a Vabbè, dei video però su YouTube. appunto a me interessa che tu proceda sul pezzo, se vuoi farlo su Windows va benissimo, non c'è nessun problema, purché lo Sì. fai. Ok? Ok. Va bene. Boh, Sheila, ci sei? Sì. Eccola. Ma allora Leonardo non ha una webcam, pure a lui dovrò comprare una webcam. Tu ce l'hai una webcam, funziona, ti posso dire. Cioè io Sì, ce l'ho. a far lezione davanti a dei bolli No, no, va bene. non mi diverto tanto. Ok. Allora, Sheila, hai combinato qualcosa? Combinato qualcosa. Sì, ho una pianificazione ancora non molto definita, però posso condividere il mio schermo? Sì, certo. Vedi? Ok. Quindi questa è l'idea prima del pezzo. Praticamente fare giocare con la densità su diversi spazi diversi, siano sezioni intervallari di una frequenza a un'altra, no? E partendo da un punto a un altro, questi saranno diversi vettori, a volte ascendenti, a volte discendenti e pure orizzontali. Per esempio qui sarebbe descendenti e qui come tutti di queste frequenze, questo attacco e dopo qui orizzontali. Ok. Sì. Ecco, ma appunto questi qui che cosa c'è come, cioè ci sono... Questi triangoli sono pieni di righe, di sinusoidi diverse? Sì, claro, questo è come il tutto, no? Ma mi piacerebbe come cominciare nel primo punto, come un Sì. glissando dove cominciano diverse frequenze a discendere con una velocità e un'accelerazione, fino a riempire come tutto questo spazio. Sì. Sì, cioè in pratica... Si cominciano tutte da un certo punto. Questi sono tutti suoni sinusoidali? Sì. Ok. Ma e quanti ce ne sono? Cioè, come li caratterizzi? Io questo devo sperimentarlo perché credo che la bellezza che apporta la musica elettronica di fare tante frequenze allo stesso momento, che io devo provare questa distanza fra le frequenze, sia un cluster molto troppo vicino. Sì, de de devo Ok, ho sperimentare capito. la Quindi, vicinanza delle cioè, frequenze. no, perché potresti anche fare che, per esempio, il colore corrisponde alla densità della... Cioè, ma per capire, per esempio, il triangolo giallo. Non si dice giallo in spagnolo, amargo, no, giallo. Amarillo.
amarillo. Il triangolo amarillo parte da una frequenza e poi si espande verso il basso e verso l'alto. Sì. Ok. Sì, anche sì, ci sono dei momenti dove si incrociano, no? E ho pure pensato di avere un'armonia diversa, come per esempio qui, no? È solo un'idea, no? Di come sono Non si vede costruiti bene, questi mi puoi triangoli. allargare il disegno? Puoi farlo più grande? Ecco, ok. Esempio, è solo un'idea, possono essere altre frequenze, però Sì, è come cioè riempire non tutto questo sono. spazio. Queste sono frequenze temperate, ma tu lo vuoi fare con le frequenze temperate? No, 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 no. Ma qua, adesso ancora penso Ok, molto no, non va in bene. hertz, come No, va bene, va in bene. questo sistema ancora. Voglio capire come. Ok. E anche io non so molto bene come lavorare come, con una dimensione tridimensionale, per così dirlo, la profondità Sì. e il volume, quello che porta la dimensione. Sì, anche se, cioè il volume che cosa intendi? Cioè l'ampiezza delle onde o intendi, non so, perché è chiaro che qui tu hai un problema, metti conto che c'è un triangolo in cui ci sono otto frequenze. Se ammettendo che le frequenze per esempio stiano con la stessa fase, perché questo è molto importante, siccome questa è roba che si muove tutta insieme, Sì. tu non devi pensare a un, quando tu fai un accordo, per esempio, con uno strumento oppure fai suonare due strumenti insieme, non è la stessa cosa che fai suonare tante frequenze insieme, perché le frequenze se partono esattamente alla stessa nello stesso momento, si troveranno tutte in fase, quindi si sommano. Capisci quello che Ok, sì. voglio dire? Mentre invece gli strumenti, per quanto siano bravi e precisi gli esecutori, non partiranno mai in fase, capisci? Però una cosa che si può fare Ok. è si può randomizzare le fasi. Cioè, le fasi le fai partire random, in maniera che simuli una situazione, perché c'è una differenza, ti faccio vedere, condivido un attimo, aspetta, Sì, fammi vedere sì, se ho il disegno, se no aspetta, prendo la tavoletta, condivido, no, comunque mi sembra bella questa cosa, sono curioso di vedere cosa viene fuori, poi dopo ne parliamo ancora, ma appunto, sì. vedi la tavoletta? Allora, se tu parti esattamente in fase, significa che, per esempio, se c'è tante frequenze, allora significa che la prima, cioè partono esattamente tutte nello stesso punto, anche se sono frequenze diverse, no? E parte questa, adesso ne faccio un'altra frequenza più acuta. Vedi che siccome queste sono tutte, allora la terza invece faccio una frequenza più grave, no? Allora, questo punto qui, vedi, è il punto che si somma, qui sono tutti uno, no? Qua, e qui, quindi questo diventa 3, no? Perché si somma 1 più 1 più 1, no? Ok. Poi qui
per esempio, un po' si cancellano, un po' si sommano, quindi ok, no, non è più un problema, no? Ma ci sono dei punti, per esempio, se queste sono frequenze armoniche tra loro, cioè multipli, allora cosa succede? Guarda cosa succede in una situazione di armoniche. Succede che, per esempio, adesso qua diventa più difficile. Mettiamo conto che tu hai questa qui che è la fondamentale, no? Poi c'hai, aspetta che mi devo fare dei segni. Allora, qua c'hai la seconda armonica, farà così. Uno. E questa è la prima ripetizione. La terza armonica, adesso mi devo fare dei segni qua, farà 1, 2, ok? Allora, vedi che, per esempio, qui si sottraggono, ma qui, in questi punti qui, si sommano. Qui, no? Questi diventano dei picchi. Adesso, se volete, ve li faccio vedere in MATLAB, che si vedono molto bene. Ma insomma, ve li immaginate, no? Questo se le onde stanno perfettamente in fase, ok? Quindi se le onde stanno leggermente fuori fase, aspetta, questo saldiamocelo. Ci mettiamo queste PNG. Ok. Va bene. Ok, io torniamo al tuo tu ricondividi un attimo il tuo disegno. Ah, sì. E le righe rosse che cosa sono? Ah, le righe rosse, ho pensato invece fa giocare magari, è un'idea, non lo so, con il contrasto, sia una parte di una estrema densità e un'altra a giocare più con il vuoto e dopo fare delle frequenze più singole, ma Sì, ho devo capito. vedere. Con dei vettori senza densità interna. Qui sarebbe solo come un glissando Sopra, arriva sotto. ascendente e dopo arrivano a questi punti e altri si mantengono qui queste frequenze, come un Ok. sì. Allora, come pensi di fare una cosa del genere? Io credo che C-Sound potrebbe essere la piattaforma di lavoro. Certo, C-Sound è sicuramente la cosa con cui farlo. Questo come ultimo, cioè come momento finale per fare la sintesi. Però il problema è che tu devi caratterizzare
questi triangoli, no? E appunto in qualche modo, cioè, questi triangoli poi si devono convertire in note di partitura di C-Sound. Questo è quello che deve Sì. succedere, no? Sì. Non so Perché, se. perché la questione è, se io ragiono in triangoli, allora voglio del Sì. software che legga questi triangoli e li trasformi in note di C-Sound. Siamo d'accordo? Ma quello è possibile? Certo che è possibile. Questo Ma sì, è quello che ma vi legge sto una insegnando a funzione fare. trigonometrica o come funziona quello? No, è un Ma software che sta a fare dobbiamo degli oggetti. che devi fare tu. È un software che dobbiamo fare noi. Ok, non lo fai da sola, voglio dire, ma io questo è quello che vi insegno. Cioè, la questione è che se tu fai un ragionamento con la tua testa, ok, Ok. il software deve aiutarti a realizzare questo ragionamento secondo i parametri che tu hai in testa. È per questo che dico non utilizzate software preconfezionato. C-Sound non è un software preconfezionato, C-Sound può fare quello che gli dici di fare, poi qua deve fare delle cose semplicissime, cioè deve fare delle onde sinusoidali, ok, la questione della fase poi vedremo come risolverla, ma insomma. No, non è un gran problema, capisci? Sì. Il punto è che tu devi rappresentare questi triangoli con i vertici, no? Perché tu che cosa sai qua? Sai dove stanno i vertici? Allora, i vertici sono da una parte nel tempo, dall'altra parte nella frequenza, no? Poi adesso Sì. sulla dinamica vedremo cosa fare, potresti mettere come un sistema sotto per descrivere, oppure ce lo scrivi dentro nel triangolo. Però sostanzialmente tu, appunto, come diceva Leonardo, devi fare degli oggetti triangolo, no? I triangoli sono caratterizzati dai vertici, no? E quindi devi farti una partitura che è fatta di questi triangoli. Adesso, se vogliamo usare il formato YAML, nel senso che è un formato qualsiasi per descrivere questa roba, no? Sì. Perché no, è un formato in cui tu puoi mettere tutto quello che ti pare, non c'è una cosa specifica che capisci? E quindi ci Ok. metti i tre vertici e dopodiché è il software che elabora questa roba e fa tutto quello che deve fare. Capisci? Ti crea tutte le note di tutte le sinusoidi, eccetera, eccetera. Però prima di fare questo io vorrei capire alcune cose che non capisco. Per esempio, il triangolo rosso. Sì. Quello io non lo vedo come triangolo, lo vedo solo, Questo? sì, lo vedo solo dal punto di vista della Gestalt, è un triangolo che finisce sotto al triangolo giallo, ma se no, se devo prendere quella figura è una sorta di trapezio. Sì. Allora, quello che voglio capire è, tu intendevi dire che il triangolo rosso va dentro al triangolo giallo e si conclude più in là, oppure questo triangolo è un trapezio? No, aveva pensato di fare una sovrapposizione delle figure. Ok, allora adesso c'ho un'altra domanda per te. E quel triangolo marrone che c'è tra il rosso e il verde, non quello. No, quell'altro. Quello che c'è a E sinistra. questo? Sì, è lo stesso di quello? Ah, sì, è lo stesso. Ma questo non è un triangolo, questo è un trapezio.
trapezio, diciamo, è un rettangolo. Ok. No, ma ti sto chiedendo, perché allora può darsi che tu non stia intendendo triangoli, ma stia intendendo poligoni. No? Credo è più la seconda, poligoni. Ok, però allora qui bisogna capire come fare le cose, no? Ok. Perché nella definizione di un poligono, naturalmente tu puoi mettere i quattro vertici, no? E poi che cosa succede? Dal vertice più a sinistra ci sono dei raggi, come delle tante sinusoidi che partono verso il basso e verso l'alto, e appunto a seconda di dove sta, perché lì la cosa si comincia a complicare, Sì. no? Cioè, aspetta, ti faccio vedere che cosa avviene. Riprendo il mio. Aspetta un attimo. Allora, facciamo un altro disegno. Se tu adesso prendo quella sorta di, poligono che stavi facendo, ok? Ok. Allora, questo è più o meno è il disegno. Facciamo finta, eh? Tu fai finta che è così. Quindi tu c'hai quattro vertici, no? Adesso possiamo contarli come vuoi. Uno, due, tre, quattro, oppure, insomma, come vuoi tu. Però io quello che voglio capire è come vanno le sinusoidi all'interno di questo. Allora, adesso ti dico quello che ho capito io. Che Ok. sinusoidi ce n'è una che va così, una che va così, no? Poi ce ne stanno tante, adesso bisogna capire quante, una che va così, una che va così, una che va così, no? Sì. È questo, ho capito bene. Sì. Ecco, probabilmente ce ne sarà uno e mezzo, perché altrimenti questo vertice non lo senti. Capisci che questo significa semplicemente che queste, cioè, c'è tante sinusoidi che partono glissando, e queste ai vari, adesso se io faccio gli assi, ok? Se io faccio questo, li metto gli assi. Significa che questa sinusoide qua parte da questa frequenza qua e finisce a questa frequenza qua in questo tempo qua, no? Questa sinusoide parte da questa e finisce a questa, così, è così, no? Stiamo Sì. dicendo la stessa cosa. Cioè, questa frequenza qua, questo tempo qua, e così via. È vero? È questo? Sì. Ok, e dopodiché ci sono delle sovrapposizioni, eccetera, eccetera. Allora, vedi che parlando, abbiamo scoperto che non sono triangoli, ma in realtà sono poligoni. I triangoli sono un caso dei poligoni, non è che. Aspetta un attimo, qua stavamo qui già, e quindi qua polygons, questo ce lo salviamo. Boh, torniamo a noi. Io stop sharing, torno al tuo di sharing. Ok, ricondividi il tuo. Scusatemi, perché sto molto tempo sul computer e questo mi Benissimo, rilassa un con gli po'. occhiali scuri.
Ah sì, certo, sembri una star del rock. Molto bene. Ok, perfetto. Rimetti quello. Ok. Vero Leonardo, magari facessimo i soldi come star del rock, Ma magari, ma veramente. vero? Vabbè. Purtroppo no, avete sbagliato scuola No, per io fare. invece faccio il contrario. Casa mia è perennemente buia, quindi. Ah, ok. Ah, quindi anche se mettessi la cam non si vedrebbe nulla perché è totalmente buio. Vabbè, ma cari miei, non è divertente fare. Tu ti devi prendere una cam, Leonardo, te la devo procurare io. Vai alla Lidl in un Oh, qualsiasi supermercato. ma ce l'ho, il problema Qualsiasi no, un giorno supermercato. magari glielo spiegherò. Che non ti vuoi far vedere perché sei troppo brutto. E in effetti sei brutto Esatto. forte, cioè anche questo. Però guarda io allora, io sono bruttissimo eppure sto sempre in campo. Va bene. Vai Sheila. Vai, Sheila è bella, ma c'ha Ok. gli occhiali scuri e quindi vabbè. Siccome gli occhiali oscuri, oscuri, meglio metto, disattivo la camera. Magari metti C'era quella quello, dimmelo. canzone abbastanza interessante, si chiama Sunglasses at Night, tipo una roba del genere. Non la conosco, purtroppo sono un ignorante io da questo punto di vista. No. Va bene, condividi il tuo schermo, Sheila, torniamo al tuo disegno perché ci sono una serie di considerazioni da fare. Ah, sì. Allora, il punto è che quindi tu devi crearti un oggetto Python, ok? Ok. Sì, ti sento già prendere respiro lungo, che è un oggetto poligono, ok? Ok. E il poligono descrive. Cioè il poligono sostanzialmente ha un array dentro con tutti i vertici del poligono. Ok. I vertici sono, non sono in un'unità di misura qualsiasi, sono in un'unità di misura legate al pezzo, quindi sono in tempo e in frequenza. Ok. Ok, dopodiché cosa succede? Che guarda, questo se volete, allora se pensi di poterlo fare da sola, bene, altrimenti lo iniziamo a fare adesso. E poi tu lo riprendi e lo completi. Perché? Sì, sarebbe molto bello. Ok, facciamolo. Allora, condivido io lo schermo. Adesso io userò il mio editor di testo, ma voi potete usare qualsiasi editor di testo voi vogliate. Ok? GR1, COME02, 2021-04-19. Qui ci dovrebbe essere già un po' di roba, vabbè. Ok, allora. Adesso faccio una cartella che si chiama Sheila, così sai dove andare a trovare le cose. Allora, facciamo questo oggetto polygons, ok? Polygon. Ok, questo sta in un file che si chiama polygon.py, ok? E questa è una Ok. classe che si chiama polygon. Ci vedi?
Sì. Questa classe sì, la inizializziamo con una configurazione, ok? La configurazione è appunto la configurazione, aspetta, no, questo è self e conf, ok? Qui ci sono i vertici, self.vertici, o come li vuoi chiamare, vertex, no, facciamo vertici, uguale conf, questo è un array associativo, vertici. Ok, per il momento non facciamo Ok. nient'altro. Questo oggetto c'ha questa roba qua. Adesso però bisogna fare un altro oggetto, no? Che è allora, questo da dove ce li trovi? Dove ce le tiriamo fuori queste configurazioni? Ce le tiriamo fuori da un file che chiameremo Metascore, no? Aspetta, Ok. scusami, siccome tu hai fatto i colori, io me lo salverei il colore. Colore, perché il colore significherà qualcosa che io non so, ma tu sai. Però. Ok, adesso ci facciamo un file che si chiama Metascore e che è un file YAML, in formato YAML, ma io uso YAML, ma potremmo usare qualsiasi cosa. Cioè, YAML è un coso per fare le configurazioni che è molto flessibile, già fatto, capisci? Quindi non andrei a usare. Ok, allora il formato YAML funziona così. Per ciascun triangolo tu fai una configurazione, per esempio fai triangolo 1, io lo chiamo triangolo 1, tu lo puoi chiamare triangolo blu, quello che vuoi, ok? Allora, qui metti i vertici, quindi devi mettere una voce che è indentata, vedi che sta due spazi dentro, e ci metti i vertici, ok? I vertici saranno un array, anzi saranno un array di array, perché per ogni vertice a te servono due coordinate, no? Servono la x e la y. Vero? Sì. Allora, la x è il tempo, quindi sarà in secondi, 0,1 per esempio, mi ricordo il triangolo più o meno così. E la frequenza, adesso ci metto una frequenza qualsiasi, poi tu cambi tu, ok? 235. Poi questo, siccome era un triangolo che partiva da un punto e si allargava verso gli altri, no? Ti ritrovi che il vertice destro sta, per esempio, dico a 0,3, ok? E sta a 600 Hz, questo è il vertice alto, ok? L'altro vertice sta sempre a 0,3 perché è un triangolo diciamo che finisce tutto in un momento, no? Ed è 0 più basso di 235 è 80. Adesso poi qua bisogna vedere se lo spazio è geometrico, ok. Comunque, questo è tanto per cominciare a disegnare tutti i triangoli. Tra l'altro, incidentalmente, con il software che facciamo, possiamo anche provare a fargli fare il disegno per vedere se, per esempio, i dati sono tutti giusti. Ok? Allora, Ok. qui ci metti il colore, ci metti il blu o quello che ti pare. E poi ci possiamo mettere altri dati, per esempio, cosa? Che so, l'ampiezza. Perché il colore, per esempio, potrebbe essere legato alla densità delle frequenze interne,
E quindi l'ampiezza qua è meno 12, questo è in dB, ok? Boh, Sì. ce lo ricopiamo e facciamo un altro triangolo, triangolo 2, e questo invece parte a 0,3 e parte tutte e due insieme a 0,3, questa è la frequenza alta. 800, questa è la frequenza bassa, 400, ma insomma 410, e poi questa sta a 0,7, no? Ed è una frequenza e mezzo, 550, ok? Il colore è, dimmi un colore, giallo, rosso, marrone, quello che pare, e questa l'ampiezza è meno 16. Quando dici meno 16, cioè stai dicendo che adesso qui ancora non abbiamo detto perché, per esempio, potremmo decidere che la densità, cioè quante componenti vanno, no, si muovono contemporaneamente, dipende dal colore. No, decidiamo di codificare i colori in un certo modo. Ok, quindi vedi, io sto Sì. ragionando nei termini in cui ragioni tu, ed è questo Sì. l'importante. Perché tu hai un'idea e voglio farti vedere come si arriva dall'idea alla cosa, alla realizzazione. Io credo che purtroppo la realizzazione suonerà molto diversa da quello che pensi tu, però intanto è un esperimento, capisci? Ok, Ok. Sì. è sostanzialmente il primo esercizio che noi abbiamo fatto. Abbiamo costruito delle cose geometriche, no? Che erano delle sorte di nuvole, ok? Invece tu qui lo fai con delle funzioni, sinusoidali tenute, ma va benissimo, mi va benissimo, è un'idea come un'altra, ok? Allora, questa è la configurazione. Adesso tu qui c'hai i poligoni e devi avere un lettore. Aspetta però, nel poligono facciamo una modifica, ci mettiamo anche l'ampiezza, dato che le abbiamo messe. Amp uguale conf di amp. Allora, io ti voglio far vedere come funziona allora, poi facciamo un oggetto che legge il Metascore e crea i poligoni. Ok? Quindi facciamo metascore.py. E questo è l'oggetto che farà tutto, nel senso che questo gli passi l'inizializzazione. All'inizializzazione gli passi la configurazione, ok? Aspetta, qua c'erano due punti e qui lui chiama una sua funzione interna setup, ok? Questo lo potresti fare anche senza questa, ma siccome il setup vedrai che si complicherà. Allora, qua scriviamo la funzione setup self e gli passiamo la configurazione e la configurazione viene letta. Allora, qua ci vuole una funzione che è import gamma, perché c'è una libreria per leggere questa cosa che è già fatta, non c'è bisogno. E qui usiamo un particolare costrutto di Python che oddio, com'è? With open e il file di configurazione. Questo lo mettiamo, lo leggiamo in lettura as e lo mettiamo dentro una variabile, sto file che si chiama
F, e poi questo glielo facciamo leggere a YAML e lo facciamo così, self.conf, e ci mettiamo la chiamata YAML load di F, no, F. Ok? Allora, se funziona tu, se ho fatto tutto bene, questo legge la configurazione. Adesso poi nel setup gli dobbiamo fare altro. Intanto vediamo se funziona. Allora, io faccio questo, Python 3, faccio import from metascore, import metascore, mancano i due punti, adesso ricomincio. Ok, me l'ha letto. Ok, quindi adesso posso provare a vedere se lui. Adesso questa è la definizione. Adesso devo implementare, devo chiamare un oggetto metascore, no? E crearlo. Capisci? Metascore. E lo creo con quel file che abbiamo creato, metascore.yaml. Ok, adesso in configurazione io avrò la configurazione. Eccolo qua. Vedi che questo è un array associativo, ok, in cui ci stanno i due triangoli che a loro volta sono un array associativo con tutti i vertici, il colore e l'ampiezza. Se io prendo ms conf di triangolo 1, tu c'hai il primo triangolo, e se prendo per esempio i vertici di questo, c'ho i suoi vertici, hai capito? Quindi ho già letto tutto. Ok? Adesso gli facciamo fare una cosa in più al metascore, gli facciamo creare i triangoli. Allora, qui noi mettiamo una poligoni, mettiamo una variabile poligoni che è un array vuoto per il momento, ok? Aspetta, facciamo un'altra cosa. L'altra roba che serve nei poligoni è anche il nome, perché questo glielo passiamo così, nome. E questo lo mettiamo qua, self nome uguale nome. Ok? Perché cosa facciamo nel metascore? Nel metascore, adesso qui abbiamo aperto nella configurazione abbiamo visto che c'è tutto, quindi adesso facciamo che mettiamo i poligoni, items è una funzione di un array associativo che prende tutti i valori, no? E li mette dentro i poligoni, cioè io faccio self.poligoni.append e ci metto nome values. Ok? Tutto chiaro? Cioè io prendo per ogni triangolo, lo metto dentro questo oggetto poligoni.
Ok. Adesso, adesso riproviamo a farlo e vedrai cosa è successo nel frattempo. E dichiaro questo metascore. Vabbè, c'è un errore per cui non succede. Takes exactly one argument e ne hanno dati due. Vediamo perché il poligono no, prende due, ce n'ho due. Setup.conf andando? Ah no, scusami. Io devo creare un triangolo, quindi qua io devo fare from polygon import polygon. Ok, io qua devo creare il polygon. Ok, adesso riprendiamolo. Sì, non ho fatto l'import, non gli piace perché chiuse virgolette bene, adesso lo creo ed è creato. Adesso io qui dentro c'ho un oggetto metascore. Se io guardo poligoni, ci sarà un array con due poligoni. Ok, se io prendo il primo dei poligoni, poligono 0 e stampo i vertici, vedo che ci sono i vertici giusti, ok? Quindi adesso Ok. c'ho tutto, c'ho già tutto. Adesso bisogna vedere che cosa li faccio fare, ok? Ok. Ma per vedere che cosa li fai fare, gli facciamo sia al metascore. Adesso facciamo una funzione main che semplicemente fa questa roba che facciamo sempre noi, per così non la dobbiamo sempre rifare, no? Facciamo from metascore import metascore, poi crea un metascore con dopodiché adesso bisogna decidere che cosa fargli fare, no? Allora io gli farei fare la funzione TucciSound. Questo trasforma tutto quello che abbiamo fatto, cioè questo deve trasformare tutto in CSound. Naturalmente la funzione ancora non esiste, no? Però capisci che il metascore, la funzione metascore di TucciSound, che adesso andiamo a scrivere, semplicemente non fa altro che TucciSound. Cosa fa? Semplicemente fa il giro di tutti i poligoni, for p in self poligoni
Tucci Sound, cioè fa il Tucci Sound di tutti i poligoni. Ok? Sì. È semplice. Adesso, naturalmente, come dici? Non capisco. Leonardo, stai cercando di parlare? No, c'è qualcun No, 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 altro. io non ho detto nulla. Ah, quindi vabbè, c'è roba che entra. Sì, adesso Sheila, è inutile che, cioè, se vuoi scrivertelo benissimo, ma cerca di seguirmi. Poi dopo tanto tutta questa roba te la trovi già fatta, la metto Ah, su ok. Git e te la ritrovi già fatta. Grazie. Adesso, il punto è che adesso quello che è veramente difficile, cioè che è difficile, è fare la funzione Tucci Sound del poligono, perché dobbiamo capire come farla. No? Perché adesso qual è la questione? È che adesso facciamo semplicemente una prova brutale, ok? La funzione Tucci Sound non fa nulla di Ci Sound, ma stampa semplicemente tutti i vertici. Boh, Ok. sì. Quindi fa for k in range di len di self vertici, e non fa altro che dire, ok, facciamo come se fosse un commento di C sound, print punto e virgola, che è il commento di C sound, questo è mettiamoci, no, aspetta, questo lo usiamo come header e ci mettiamo il nome del triangolo, ok, %self.nome, ok, e poi dentro questo facciamo un tab, cioè ci spostiamo di 8 caratteri e ci mettiamo, per esempio, 8.4f è il, possiamo segnarlo così, x 2 punti 8.4f, y 2 punti %8.4f. Questo tanto per vedere se funziona tutta sta roba. Allora no, questo chiamiamolo V, sta di vertici, e qua ci mettiamo V di 0, che sarebbe la X, virgola V di 1, che sarebbe la Y. Ti è chiaro? Adesso Sì. faccio vedere cosa succede quando stampo questa roba qua. Quando lo vado a fare, se funziona tutto, se io faccio il main, UI, non funziona niente, e perché io c'ho, dunque aspetta un attimo, io c'ho, allora facciamo a mano senza fare il main, facciamo a mano, facciamo inf from, cos'era? Questo, carichiamo i nostri dati e adesso vediamo il poligono 0. Allora, se io faccio vertici per tutti i vertici, io sto cercando di fare for
questo, vertici. Ah no, giusto, giusto, punto è che per fare questo io c'ho V e non devo fare questo, ma così devo semplicemente fare insert vertici, no? Quindi ho i vertici che sono un array di due affari, ecco, e vedi che lui ti stampa i tre vertici così come glieli abbiamo scritti, ok? Dove la x abbiamo detto che è un tempo e la y è una frequenza. Adesso il problema grosso qui è capire perché se tu prendi il tuo disegno, adesso vediamo se io c'ho ancora, aspetta però non lo sto condividendo. Se tu prendi il tuo disegno, che io ho, riprendiamo un attimo questo. Qui tu devi dire, no, che sostanzialmente noi dobbiamo partire da un vertice, no, e andare verso gli altri. Perché non stiamo facendo da qui verso di qua o da dietro verso, no, stiamo partendo dal primo vertice o dal vertice che parte per primo nel tempo, non so, adesso questo decidiamo, perché possiamo anche dire che gli indichiamo un vertice dal quale partire, oppure possiamo comunque scegliere qual è il vertice dal quale partire partendo il primo che appare nel tempo, no? Perché questo è ovvio che è così, noi andiamo da sinistra, leggiamo le cose da sinistra verso destra nel tempo, no? Non ti pare? Sì. Ok, allora adesso la cosa che dobbiamo capire è come fare questa retta e questa retta, perché questi sono i valori finali di questa raggiera, capisci? Sì. Quindi si pensa una funzione generale e non di fare frequenza per frequenza indipendentemente dentro di questa figura, certo? Certo, certo che si fa frequenza per frequenza, ma le dobbiamo calcolare tutte, non solo, ma queste sono tutte, ci sono due frequenze, una frequenza iniziale e una frequenza finale. Quello che io non capisco è questo, sulla indipendenza di ogni frequenza dentro della figura, o una figura che ha un punto di partenza e un punto d'arrivo. Sono due cose diverse. Cioè, Sì. se io metto qui, possiamo decidere che il colore blu corrisponde a riempire la figura di 20 oscillatori sinusoidali. Ok? Allora, metti conto Ok. che questi siano 20. Questo va Ok. da questo che fa questa figura qua fino a questo che fa questa figura qua più altri 20. Ok? Altri 18, scusami. Ah, sì. Allora, il problema è come calcolare i 18, perché tu per ciascuno devi collocare una frequenza iniziale, una frequenza finale, un tempo iniziale, un tempo finale. Sì. Capisci? E
E sono tutti da calcolare questi. Ok, e quindi ogni frequenza avrà una velocità diversa una dall'altra, no? Pure una durata. Una durata diversa. Avrà Una durata. frequenze diverse, anche se iniziano tutti dalla stessa, avrà una durata diversa. E la Certo. durata dipende, cioè per esempio qua, bah, io la farei così. Qua facciamo un'altra. Perché il problema è questo, che se adesso facciamo arancione chiaro, questa qui, allora tu c'hai questo che è una retta che va da qui, cioè che è una retta parallela alla, mettiamo conto che sì, co coincide ma anche può non coincidere, nel senso che la coincidenza vuol dire che il vertice 3 ha la stessa frequenza del vertice 1, capisci? Sì. Allora, questa qui è cioè il tempo di questa qua che va fino a qua e che quindi sottratto al tempo iniziale ti dà la durata, ok? È sostanzialmente ok, adesso qua bisogna vedere se facciamo col coseno oppure è il seno di questo angolo. No, scusami, a te serve il coseno, ti serve la durata. No, questo ti serve il seno per la frequenza. Questo è l'angolo alfa e allora la frequenza sarà, frequenza sarà questa frequenza, questa la chiamiamo F0, ok? E questo lo chiamiamo T0. La frequenza che questa che chiameremo F1 e T1, la frequenza F1 sarà uguale la differenza, dunque vediamo un po' come facciamo a caratterizzarla questa, perché questa è questo punto qui. No? Questo punto qua. Ok, allora qua bisogna fare un po' di geometria. Questo punto qua è legato a questo lato qui del poligono. No? No, forse non è il caso di farlo è meglio farlo con delle funzioni lineari, perché voglio dire, tu c'hai una funzione lineare che va dall'1 al 4, una funzione lineare che va dall'1 al 2, una funzione lineare che va dal 2 al 3 e una funzione lineare che va dal 4 al 3. Ok? Aspetta, cancelliamo questo. Qui, capisci, tu devi caratterizzare il poligono in termini di funzioni lineari, perché Sì. poi dopo fai dei triangoli, la cui tempo di fine si troverà da qualche parte su questa cosa. Se tu questo lo dividi per esempio per 20, tu c'hai tante. Cioè, è come se facessi questa cosa in tante fettine. Aspetta.
come se facessi questa fettina qua, no? Questa fettina qua. Questa fettina qua, che sono 20, no? Sì. Quindi questo, allora, la fettina ti dice quant'è la F0, cioè cioè la F1. Aspetta. F1 è questa F1 è praticamente la differenza, allora diciamo che questa è F4 e questa è F2. Ah, no, scusami, questa non la chiamiamo, questa la chiamiamo FX perché è una qualsiasi. Questa sarà F3 come frequenza e questa sarà F1, ok? Allora, per esempio, allora direi che una fettina equivale a F4 fratto, scusami, diviso F4 diviso o F4 meno F2, no? Quella alta, quella bassa, diviso 20. 20 è il numero di frequenze, ok? Grazie. Questo ti dà l'altezza di ogni fettina, ok? Allora, FX sarà F4 meno una fettina. Questa è FF. Cioè la fettina è questa FF, ok? Ok? Quindi FX sarà F4 meno FF. Poi FX2 sarà F4, questo meno 2FF e così via. Ok? Queste sono le ampiezze. Ok, per i tempi si potrebbe fare la stessa cosa, cioè prendiamo un altro colore più questo, no? E si prendono, cioè no, non si può fare la stessa cosa perché in realtà i tempi sono calcolati in base, no, vabbè. I tempi sono calcolati in base a dove si trovano le frequenze capisci? Bisogna fare delle robe Sì. del genere. La questione è che una volta che tu l'hai fatto per uno, cioè una volta che funziona l'oggetto, poligono, fai quello che vuoi. Cioè ne Certo. metti quanti te ne pare, a questo punto comincia a disegnare, fai il disegno e capisci? È un po' complicato all'inizio, Sì. ma una volta che riesci a farlo per uno, lo fai per tutti. Ok. Ti sei spaventata? No, 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 no. Mi sembra Cioè, molto interessante no, quello pure. che ti voglio dire è che su queste cose qua, io per esempio, io non lo sapevo, mi hai proposto questo problema, mi sto, diciamo, sto cercando di capire come si può risolvere. Il problema più grosso qui è come si fa a caratterizzare il poligono. In che senso? Perché tu,
di questi poligoni ce ne puoi avere, aspetta, questo salviamo intanto. Cioè, tu qui sai che F4 è la frequenza più alta, F2, ma lui non, la macchina non lo sa, per lui sono quattro numeri, non è, capisci? F1 è quella, la prima che parte, F3 è quella che va più lontano, ma per esempio se tu c'hai un altro poligono fatto così, come per esempio è fatto all'inizio. Se tu c'hai un poligono fatto così, per esempio un triangolo, no? Che è fatto così. Quindi qui cosa succede? Partono tutte insieme e vanno verso un punto. Questa funziona al contrario, no? Oppure invece ce l'hai fatto così. Come si fa a fare? Capisci? Perché noi sappiamo solo una cosa, che il tempo va sempre in questa direzione e le frequenze vanno sempre in questa direzione, cioè questa è una frequenza più alta e questa è una frequenza più bassa. Ok? Sì. Però, per esempio, in questo caso partono tutte contemporaneamente. E puntano verso una cosa sola. Ok? Quindi lui come fa a sapere che deve fare questo? Ma forse non ce n'è bisogno, adesso che ci penso, forse non ce n'è bisogno. Queste vanno, puntano tutte verso un punto solo, no? Queste invece partono da un, cioè queste partono tutte separate, no? E vanno verso un punto solo. Queste partono da un punto solo e vanno tutte separate. Ok? Come si fa a sapere che lui deve fare questo, piuttosto che quest'altro? Ok? Allora, il punto è, forse non ce n'è bisogno di saperlo, perché questa avrà, allora numeriamo i vertici, mettiamo conto che andiamo un po' come volete, in senso antiorario, 1, 2, ok, questi li numeriamo così, 1, 2 e 3, ok? Allora, Sì. e poi anche qua 1, 2 e 3. Allora, questo lo chiamiamo triangolo A e questo lo chiamiamo triangolo B. Allora, com'è la questione? È che qui nel triangolo A, il tempo di 1 è uguale, proprio identico al tempo 3. Ok? Mentre il tempo 2 è maggiore sia di t1 che di t3. Per forza, no? Sì. Ok, quindi noi sappiamo che i suoni partono a t1 e se allora qui abbiamo che, per esempio, se abbiamo una situazione in cui due tempi sono uguali, no? Perché nel triangolo B cosa succede? Che nel triangolo B succede che il tempo 1 è minore sia di t 3 che di T2, no? E invece T2 e T3 sono uguali. Ok? Quindi qua sappiamo che partono tutte dal tempo 1 e poi finiscono al tempo T3.
In realtà, sai cosa sto pensando? Che per le note di C-Sound questo non importa. È solo più complicato qui, nel caso del poligono qua. Perché qui sono tutte durate diverse, ma qui, per esempio, le durate sono tutte uguali. No? Perché le durate sono tutte da qui a qui e da qui a qui. Non ti pare? Sì. Naturalmente questo vale anche se il triangolo è fatto ancora in un altro modo. Aspetta. Se il triangolo è fatto così, per esempio, mettiamo conto che ce n'è uno, ho visto, che è fatto così. Ah, questo è un po' più complicato, no? Perché ci sono delle note che sono, dunque aspetta, no, non è questo, colore, facciamolo con questo. Ci sta questa nota qua, no? Questa nota qua e poi ci sono tutte le note in mezzo. Non ti pare? Sì. Quindi, questa per esempio, questi hanno degli action time diversi e delle durate Ah, diverse per finire tutti insieme, no? Perché l'action sì. time qui è, aspetta un momento, facciamo così. No, sbaglio. Questa partirà a questo tempo e finirà a questo tempo, no? Questa partirà a questo tempo, partirà a questo tempo, questa partirà a questo tempo, queste hanno tutte action time diversi, no? E poi le durate devono essere calcolate per finire tutte allo stesso tempo, ok? Quindi qui bisogna fare un ragionamento su come modellare questi poligoni, no? Quindi abbiamo già almeno, già solo con i triangoli abbiamo almeno tre tipi, no? Sì. Questo è il triangolo C in cui nel triangolo C, questo è 1, 2, 3. Potresti decidere per esempio che si numerano sempre in senso antiorario. Qui abbiamo che 1 T1, no? È minore di T2, no? Ma T2 è maggiore di T3, no? Quindi tu già vedi com'è messo il triangolo. Quindi sostanzialmente tu devi vedere quali sono, per capire come è fatto un poligono, cioè capirlo dal punto di vista della macchina. La macchina non vede quello che tu stai disegnando, no? Quindi lo deve capire logicamente. Sì. Tu devi fare un max di tutti i tempi. Il max è la funzione che ti dice qual è il massimo di tutti i tempi, no? Ora scusami, no, scusa, non il max, devi fare, vabbè, devi fare anche il max, ma devi fare il minimo di tutti i tempi. Di tutti i tempi e il massimo di tutti i tempi. Qua ti verrà fuori, per esempio, in questo caso, ti verrà fuori che il minimo è questo. No? Adesso se io ingrandisco qua, non posso ingrandire, lo posso ingrandire se faccio così.
questo sarà il minimo, questo è min di t, no? E questo sarà il massimo di t. Ok, allora, E devi poi si va a farlo anche. prendere il tempo, no? Dunque, no, poi bisogna fare il massimo e il minimo delle frequenze, perché per esempio questo è il max della frequenza, questo qua, questo è max di F e questo è il min di F. Allora, qua il punto è: se il min di t non corrisponde né al max di f né al min di f, vuol dire che esempio, vedete qua, è difficile dire, questa roba qua va in questo senso qua oppure va in questo senso qua? Questo mi sa che bisogna Questo mi sa. dirlo apposta, perché se no non perché no, sto pensando che la cosa potrebbe andare anche in questo senso qui, cioè questa, no? E poi questo, no? E poi così. Come fa a sapere che questo non deve andare così? Anzi, forse questa era l'idea di Sheila inizialmente. Capisci cosa voglio dire, Sheila? Sì. Allora, Oia, quello è no, sono come. queste sono due interpretazioni diverse della figura. Quindi Sì. lui non può saperlo, ma tu puoi dirglielo, no? Cioè, possiamo mettere un altro Certo. parametro dentro il triangolo che dice cosa fare. Ok? Per esempio, dice da dove partire e verso dove andare. Ok? Certo. Sì, perché altrimenti no, era questo che mi preoccupava, che ci fossero delle aspetta, riduciamo ancora l'immagine, ecco, così ce l'abbiamo tutti e tre, perché anche qui, no, qui non può essere ambiguo, cioè la raggiera, d'altra parte, per esempio, qui c'è il caso, se tu prendi un triangolo, cioè un quadrato, qui che cosa succede? Aspetta. In un quadrato, cosa succede? Bisogna dirgli, no? Se per esempio deve fare questo, allora, questi sono i vertici, 1, 2, 3 e 4, no? E se deve fare questo, adesso sto facendo un esempio, poi potresti avere altre idee ancora, cioè se fare questo, no? Oppure fare questo, un'altra cosa, cioè tipo questo, no? Cioè dividere come fa Stockhausen, diciamo, dividere tutto in parti uguali o non uguali, ma comunque, oppure farlo partire da un altro vertice. Quello che sai è che non può andare
andare a marcia indietro, questo è sicuro, però potrebbe partire dal 4 invece, no? E andare a Raggera così. Ok, quindi però per esempio in questo caso qua in realtà il vertice 1 è inutile, nel senso che non esiste, siccome non puoi fare questo, come nell'altro caso, ecco, potresti fare una roba di questo tipo, ma che è un glissando molto rapido, no? Che dura molto poco. Qui nel quadrato significa che arrivano tutti alla stessa frequenza, cioè quelli che si trovano nel lato inferiore del quadrato. Insomma, è piuttosto complicato da modellizzare questo. Però non è che non si può fare, eh? Cioè quello che io sto pensando è che potresti indicargli tu, cioè tu decidi per ogni figura da dove, da quale vertice parte il suono, basta quello, perché in realtà se decidi da dove parte, da quale vertice parte, poi tutto il resto si può calcolare automaticamente, magari è complicato calcolarlo, ma insomma si calcola. Ottimo. L'altra Sì. possibile cosa è di fare delle sottoclassi, cioè triangoli, quadrati, triangoli, tetragoni, diciamo più che quadrati, perché il quadrato o il rettangolo è una sottoclasse. Ok? Ok. Ora, insomma, io vorrei lasciarti pensare a te come risolvere questi problemi qua, però Certo. naturalmente mi rendo conto che sono piuttosto complicati, quindi, ma con un po' di geometria si fa tutto, non è che, questo probabilmente li trovi anche in rete come sono risolte queste roba, e dopodiché però bisogna implementarli in Python. Perché lui ti dia e quello che abbiamo fatto noi, che aspetta, questo adesso lo salviamo vediamo cos'altro. Cioè, adesso faccio lo share di questo. Vedete? Quello che abbiamo fatto fino adesso è di stampare solo i vertici, ma naturalmente questo polygon qui deve chiamare una funzione, qui si potrebbe fare che lui chiama una funzione. Adesso la scriviamo così, calculate e che semplicemente, adesso questa per il momento non la facciamo, e questa cosa, beh, adesso ci scriviamo questo metodo deve calcolare tutte le linee tutte le
diciamo, tutti i glissandi sinusoidali. E questa cosa qua, dopo che l'ha fatta, allora può, qui ci sarà un array che si chiama linee. Queste sono tutte le singole righe di Csound, le singole righe degli oscillatori. Questo per il momento è vuoto. Quando fai calc linee, lui le calcola. Boh, insomma, adesso che sia fatto così non saprei, nel senso che tanto vale calcolarlo all'inizio. Sì, cioè tanto vale chiamare una funzione setup che fa esattamente questo. Già da subito sai self questo questo semplicemente senza che lo aperto, aperto, chiuso, aperto. Ok, questo vabbè questo le deve per il momento lo lasciamo vuoto, no? Ora, il punto è che ecco la linea di Csound, cioè ciascuna linea che cos'è? Questo potrebbe essere un oggetto linea, ok? L'oggetto linea c'ha semplicemente l'action time, la frequenza, l'action time, la durata, la frequenza di partenza, in maniera che quando tu poi fai tu Csound non fai altro che. Allora, facciamo quest'ultima cosa, facciamo un altro oggetto che si chiama linea.py, e questo è un oggetto l'action time, la durata, la frequenza di partenza, la frequenza di arrivo, no? Allora, queste sono self Maestro? Sì. Hola. Non si sente più. No. Pronto? Tu mi senti? Ups. Sorry. Ci siete? Ci Sì. siete? Sì, ho un problema che mi va giù la connessione. Allora, stavo facendo questo. Ci siete? Mi sentite? Perché io non vi vedo. Ok. Sì. Allora, in questa frequenza di partenza uguale FP e self frequenza di arrivo uguale FO ancora. Ah La sentiamo ora. sì? Perché ho sentito. Beh, Sì, allora sì. è andata via. No, c'è anche Sheila, ok. No, perché ho sentito come se fosse uscito qualcuno. Frequenza di arrivo. Ok, qui volendo ci mettiamo anche, diciamo, l'ampiezza che fa parte della. Mettiamoci anche l'ampiezza, così siamo più tranquilli. Self,
Allora, questa, qua così abbiamo finito, facciamo la funzione tucci sound di questa, che è a sto punto semplicissima, no? Che semplicemente fa il print di tutti questi dati, cioè adesso facciamo con lo strumento 1, tanto poi dopo per 108.4F, per 108.4F, per 100, adesso qua facciamo l'ampiezza, ci mettiamo 5.2F, poi la frequenza di partenza per 108.4F, anzi facciamo queste le frequenze, facciamo un po' più precise, 12.8F e per 112.8F e basta. Qui ci mettiamo self.actionTime, self.durata, self.amp, questa è l'altra. Ok, basta. Questo sostanzialmente è un oggetto molto semplice, forse anche troppo semplice. Viene creato nella parte qui di sotto, qui infatti bisogna fare from linea import linea. Ok, e quando fa il tucci sound, vabbè, questo lo possiamo tenere, dopodiché fa non facciamo altro che fare self for l in self.line e stampano, fanno l.tucci sound. Ed eccolo qua che ha fatto la cosa. Cosa rimane da fare? Rimane questo, che è la parte più complicata. Ok? Perché questo deve creare tutti gli oggetti linea che poi si stamperanno, va bene? In base a come è fatto lo strumento. Non è appunto qui nei metadati. Tu puoi benissimo mettere per esempio, metascore, perché altrimenti qui ti manca proprio un dato. Tu puoi benissimo mettere da quale vertice a quale vertice, cioè oppure almeno da quale vertice partono, no? Cioè, vertice iniziale, per esempio lo 0, questi sono tutti, questi array sono tutti, il primo elemento è sempre l'elemento 0, no? E qua per esempio il vertice iniziale potrebbe essere l'1, cioè questo è un triangolo, vedete? Ah no, sì, diciamo che potrebbe essere l'1, vedete che questo è un triangolo in cui la punta superiore è a 800 Hz e va verso una situazione in mezzo, il vertice inferiore, che è l'1, a 410 e sale verso 550. Ok? Quindi dicendo che partiamo dal vertice, anzi no, scusami,
miseria, qua ci vuole anche il vertice finale. Che qui partono tutte insieme e vanno verso un... Ok, allora si potrebbe mettere che il vertice iniziale, se è 1, è una raggiera che va da un punto verso tanti, e se invece è un array, no? Questo per esempio è 0,1, no? Vuol dire che è una cosa che va da tanti verso 1. Questo nel caso di triangoli. Però appunto questo funziona nel caso di triangoli e non funziona nel caso dei poligoni. Vabbè, uno può anche generare un errore e dire ok, questo non si può fare. Capite? Ci siete ancora? Ok. Sì. Allora, pensi di poter andare avanti su questa cosa? Io adesso metto tutto in GitLab o in GitHub e poi dopo no, in Git, insomma, in quello che usiamo, e poi dopo c'è anche il video. Adesso lo fermo il video, tanto.